Siamo particolarmente contenti anche perché a presentare questo libro insieme ad Antonio Musarra, che è l'autore di Acri 1291, La caduta degli stati crociati, ci sono due comprimari d'eccellenza. E abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Alessandro Vanoli, scrittore, medievista, esperto di Islam e di Oriente, e Giuseppe Ligato, espertissimo di crociate, forse uno dei più autorevoli esponenti di quella branca di studi che si occupa delle crociate e che avete già conosciuto quando abbiamo presentato il suo ultimo libro, Fortezze e Crociate, non più di un mese fa, se non mi ricordo male. Quindi io non voglio rubare tempo ai tre nostri ospiti, perché di sicuro dicono cose più sensate di quelle che posso dire io, e direi che possiamo cominciare subito ringraziando tutti e tre, ringraziando voi, ringraziando Edoardo Quadrelli di Archeobook, che organizza questo appuntamento insieme a noi, ma che soprattutto vende il libro di Antonio Musarra al banco all'uscita, che potete acquistare alla fine e farvi autografare dall'autore, e augurando a tutti voi un buon ascolto e una buona conferenza. Grazie. Ci siamo divisi l'incarico per non togliere spazio a tanto d'autore. Alessandro e il sottoscritto parleranno per 5 minuti, così, giusto per creare, come dire, un clima di ambientazione generale con il problema, che nelle sue grandi linee è comunque molto noto. L'originalità del libro sta soprattutto in questo. La sensazione che più mi prende, a parte l'invidia, perché sarebbe più da scriverlo a me, scriverlo io un libro così. Comunque, la questione che più mi sembra da notare è la originalità. Cioè, alcuni decenni fa si insisteva a dire, guardo l'orologio per essere sicuro di rispettare i tempi, sì, posso farcela. Si cominciò a dire qualche decennio fa che il settore del studi sulle crociate era ormai esaurito, si era ormai trovato tutto, scoperto tutto, restava solo qualche lavoro di rifinitura nell'ambito delle dinastie, fino a quando la Società per lo studio delle crociate dell'Oriente Latino ha permesso di scoperchiare un mondo di fonti, di ambienti nuovi da studiare, per gli intrecci fra le varie realtà del mondo crociato, analisi sociologiche sulle categorie, i ceti che alimentavano le crociate, ceti che variavano secondo le epoche. Il messaggio propagandistico della crociata è anche quello della anticrociata, il rifiuto della crociata, la contestazione, battevano anche strade diverse. E poi cominciamo a domandarci cosa sappiamo noi del contributo armeno alle crociate, un mondo ricchissimo, un mondo ricco di aspetti praticamente inediti. Quindi il settore della storia delle crociate si è rimesso in moto, e c'è un pericolo per chi affronta una questione generale, pericolo in senso relativo. Ci sono molte storie generali della crociata che effettivamente dopo vari decenni vanno ancora bene. Fatto qualche aggiornamento fisiologico, la storia delle crociate di Runciman è ancora godibilissima e leggibile, perché i medievisti inglesi sono anche eccellenti narratori. E Antonio Musarra è riuscito a dribblare questo problema, perché si è trovato fra le mani una questione che noi a grandi linee conosciamo, cioè sappiamo come è andata a finire ad Acri. Però lui riesce a dare, a rendere una narrazione che ha l'aspetto quasi di una tragedia greca. Tu sai come è andata a finire, e a un certo punto, come in certi film che hai già visto, però sono sempre classici, intramontabili, a un certo punto speri quasi, senza fare il tifo per i crociati, perché sia chiaro che noi siamo fuori da questa cultura, ce lo disse il comune maestro Franco Cardini anni fa, ricordare ma senza celebrare, e non per stare politicamente corretto, ma perché obiettivamente noi occidentali siamo fuori da una rievocazione delle crociate, anche se ogni tanto arriva qualche ultraconservatore per il quale 900 anni non sono passati, ma
si tratta solo di neutralizzarlo civilmente. E Antonio Musari si è trovato fra le mani un problema, una questione storiografica tutt'altro che risolta, perché lui ha fatto un sapiente lavoro di scavo in tutte le fonti, anche in quelle arabe, e tu a un certo punto sei talmente dentro la storia che ti sei dimenticato di leggere un libro di storia, lo leggi come un romanzo, e a un certo punto ti trovi quasi a domandarti: ma perché non è andata diversamente? Perché a un certo punto questo formicaio impazzito, perché c'erano qualcosa come 17-19 potenze diverse concentrate in Acri, perché c'erano le rappresentanze dei comuni, le città marinare italiane, i rappresentanti, le ultime sedi dei templari, degli ospitalieri, dei cavalieri teutonici, il re di Gerusalemme, ormai la corona di Gerusalemme aveva una vicenda intrecciata con quella della corona di Cipro, e c'erano i vari baroni, le varie dinastie, anche le dinastie ecclesiastiche, che si erano progressivamente ritirate dentro Acri, in questo formicaio impazzito in cui tutti comandavano e nessuno obbediva, tu ti sorprendi quasi a dire: accidenti, però perché non è andata diversamente? Perché a un certo punto è crollato lo stesso questo ultimo baluardo dell'Oriente Latino? Poi è mia personale convinzione che sarebbe crollato comunque, perché ormai la crociata credevano sempre in pochi, quei pochi erano divisi tra convenienza, fanatismo, e allora te ne fai una ragione. Però questa vicenda tragicamente rotola verso l'unica fine possibile, e questo agitarsi di idee diverse, di opinioni diverse, crociati che arrivano, e bisogna ricordarlo, crociati soprattutto di queste parti, fra il milanese, il bolognese e il reggiano, sono stati soprattutto loro che hanno violato l'ultima tregua, ma non voglio scendere in dettagli perché toglierei qualcosa al carattere del libro che è assolutamente avvincente. Quello che mi sembra di poter dedurre dalle linee generali del libro è, a mio avviso, quanto segue. Le crociate si sono trasformate abbastanza presto, e qualcosa di questa realtà secondo me si vede anche prima delle crociate, perché i rapporti mediterranei fra le varie potenze sono qualcosa di molto complesso, e presentano questa combinazione, questa concatenazione, a volte contraddittoria, a volte con delle sue coerenze, tra guerra e diplomazia. Cioè, simultaneamente alcune realtà politiche dicono: sì, vogliamo comunque tornare a Gerusalemme, e anche nel 5, nel 600, nel 700 si progettavano ancora crociate sempre più impossibili, però in realtà si facevano affari con i musulmani. C'era un divieto di commerciare, specialmente il materiale strategico, legname per costruzioni navali, metallo per le spade, ecco. E questi divieti venivano violati. Le stesse potenze che dichiaravano di voler andare alle crociate perché faceva curriculum, conosciamo tutti l'impresa un po' strana di Federico II di Svevia, va alla crociata per fare la pace. Vediamo che le stesse potenze che dichiaravano programmaticamente di voler tornare a Gerusalemme e di voler magari completare la propria, re che volevano completare la propria carriera con una apoteosi sulla tomba di Cristo, facevano anche diplomazia, si mettevano d'accordo in maniera molto concreta, molto pragmatica. Alla fine questa è una specie di storia del Mediterraneo, una combinazione di guerra e diplomazia, di aggressioni, però a un certo punto molte crociate, e a me è venuta in mente la terza crociata che finisce con un accordo fra Riccardo Cordileone e Saladino, ma Riccardo appena tornato vorrebbe ritornare in Oriente perché sa che il lavoro è ancora da finire. Le crociate finiscono gettando anche un ponte verso la crociata successiva, però varie crociate finiscono anche con accordi diplomatici, per cui anche il vincitore, questo succede alla quinta crociata, il sultano d'Egitto avrebbe potuto spazzare via tutti i crociati sfruttando le acque del Nilo, sapientemente manovrate con un sistema di governo di dighe e canali, però dice, ogni tanto il capo musulmano dice: se noi vogliamo stravincere, questi torneranno ancora più furiosi di prima. Ecco perché abbiamo ancora una basilica del Santo Sepolcro che Saladino non vuole distruggere. Insomma, il libro coglie, secondo me, perfettamente
fotografa una di queste fasi, una combinazione di guerra e diplomazia che fa dell'argomento al quale noi tre ci siamo dedicati non una storia delle crociate, ma una storia dei popoli mediterranei. Questo è quello che mi sembra di dover evidenziare. Se ci sono domande, storia dei popoli mediterranei. E in effetti questo è quello che a uno che fa il mio mestiere suona di più, probabilmente. Dicevo giustamente Giuseppe che tempo addietro la storia delle crociate si pensava già bella che conchiusa e bella grazia che in Italia si faceva quella, perché il resto del problema, cioè il resto dei problemi che legavano il mondo italiano, ma in senso molto lato naturalmente, al mondo mediterraneo, erano una cosa che per pochi, anzi per quasi nessuno, dal punto di vista accademico non c'era quasi nessun interesse del carattere di scuola, intendo soprattutto, interessi particolari, viva Dio, esistono sempre, per raccontare storie che vedessero protagonisti soggetti diversi, musulmani, cristiani, certo, qualcuno che ha letto molto, e ci saranno tra di voi ovviamente, vi potrebbe dire ma non è vero, l'interesse c'era, si facevano storie in greche, sì, ma di parte. Perché normalmente nella scuola italiana si è studiato sempre e solo il latino, mentre invece si è completamente disinteressati da storici, intendo, di turco e di arabo. Il turco e l'arabo era lasciato normalmente agli islamisti. Gli islamisti sono un'altra categoria antropologica rispetto agli storici, fanno un altro mestiere e pensano il mondo in un'altra maniera. Vengono dalle lingue, studiano le lingue, quando hanno finito, poi dopo si... quelli a cui piace il genere normalmente si dedicano un po' anche alla storia, ma quando lo fanno partendo dalle lingue normalmente hanno una percezione della storia come un elenco di date. Ora vai a spiegare che la storia non è un elenco di date, perché sennò per fare questo puoi tranquillamente guardarti Piero Angela, e Dio l'abbia in gloria, è una persona meravigliosa Piero Angela, però la storia nel senso alto del termine non è l'elenco delle date. La storia è porsi un problema sulle fonti, anzi attentamente la storia è dubitare esplicitamente della fonte. Questo gli islamisti spesso non lo capiscono. C'è un dislivello considerevole tra l'analisi che si fa normalmente dei testi arabi in Italia, non all'estero, ma in Italia sì, e l'analisi che si fa dei testi, diciamo latini, ma lo dico per intenderci naturalmente, volgari di qualsiasi tipo, eccetera. Quelli latini hanno avuto un'ottima scuola, ovviamente, sono scandagliati e dubitati come meritano le fonti. Quegli arabi sono creduti per buoni, spesso e volentieri, quattro califfi ben guidati, la vita di Muhammad, il Corano, e gli Abbasidi, gli Omayyadi, che cos'erano e come si consideravano i califfi, eccetera. Cioè hanno creduto a quello che gli hanno raccontato i califfi, che non è esattamente la realtà, come normalmente un buon storico dovrebbe sapere, è quello che hanno voluto che si rappresentasse, per quanto spesso in buona fede, della realtà. E così quando a me mi arriva davanti un libro sulle crociate, normalmente in quel caso che parla moltissimo di arabi, normalmente un occhio ce lo guardi critico, perché in mezzo a tutta questa temperie qualcuno un pochino ci ha provato a mettere assieme i generi, a fare un lavoro sugli arabi, sui cristiani, sui latini, su arabofoni in generale, eccetera. Non c'è mai stata, dicevo prima, una vera scuola in Italia, e dubito fortemente che ci sarà mai. La storia sta vivendo una tendenza abbastanza entropica, tutto sommato tende a svanire lentamente per stanchezza, mi sembra, in questo periodo. Quindi dubito fortemente che a un certo punto adesso salteranno fuori grandi studiosi da storici di fonti arabe. Ogni tanto poi però qualcuno ti sorprende. Il libro di Musara è in questo senso una sorpresa, perché cita di tutto sto qua. Quindi se io ho l'autorevolezza, e non lo so se ce l'ho o meno, però per darvi un motivo serio per leggerlo in senso tecnico, è guardare l'indice delle fonti, fonti arabe e siriane. Vi posso assicurare che il mio cuoricino piange quando leggo queste cose, sono molto contento. Segue fonti medio latine, italiane, aragonesi e tipo francese. E già sono... la commozione sale. Per finire con uno strepitoso, per quanto piccolo, ma io so che mi sa che non ce ne sono altre, almeno da utilizzarsi per questo caso, fonti armene persiane.
E la cosa divertente a questo punto, andandoci sotto, è che ha traslitterato correttamente. Adesso a voi questo sembrerà un tecnicismo assolutamente inutile, è chiaro. Però in realtà è quel tipo di tecnicismo che cela il fatto che sa che cosa sta facendo. Normalmente uno che non conosce le fonti arabe traslittera un po' la voglia di un giuda, cioè traslittera come gli capita, perché non sa che cosa corrisponde esattamente quella parola e non sa, scusatemi, quella lettera, e non sa nel contesto scientifico come normalmente questo tipo di problema viene gestito dagli specialisti. Bene, le traslitterazioni sono tutte giuste. Può sembrare un problema di serie B, ma per chi ha passato anni a fare sto mestiere al margine, inevitabile, perché comunque ribadisco, è vero quello che dicevo dell'Accademia Italiana soprattutto, e cioè il fatto che questo tipo di studi non sia mai stato portato avanti in maniera plateale, mettiamola così per usare un po' un eufemismo, beh, vedere che qualcuno ha voglia di provarci è sempre confortante. E probabilmente forse verrebbe da dire, in realtà seguendo in scia quello che diceva Giuseppe adesso, è necessariamente anche lo spirito dei tempi, perché da un certo punto di vista che le crociate non abbiano più niente da dire, le fonti non abbiano più niente da dire, è un po' vero. Le vecchie fonti è poco ma sicuro, le conosciamo tutte. Certo, c'è tutta una categoria storiografica che dice sì, ma gli possiamo sempre fare nuove domande, ma anche no, non è vero. Cioè una fonte ha dei limiti strutturali, gli potete chiedere un sacco di cose, ma non gli potete chiedere cose che non riguardino il contesto di cui parlo. Ha dei limiti la fonte, alla fine dei conti, subire. Quello che si può fare ragionevolmente invece è circondarla di nuove domande, questo sì, usare altre fonti, ed è questa la parte interessante, ampliare il quadro, insomma, ecco, perché se è vero che da un certo punto di vista lo scavo può essere concluso per certi argomenti, perché secondo me da un certo vista, siamo arrivati un po' al limite di una metodologia perlomeno storiografica, se è vero che lo scavo può essere concluso, è vero che lo sguardo può essere cambiato. Grazie. Grazie a Maurizio Galì per l'invito e grazie ad Alessandro e Giuseppe per queste belle parole di introduzione. Su qualcosa tornerò, tra l'altro, e grazie anche a voi per essere qui presenti. Aggiungo semplicemente qualche cosa sulla gestazione di questo volume, sull'idea seminale. Sto parlando come un ginecologo, su che cosa mi ha dato l'idea originaria. Ecco. E diversi anni fa, io ho studiato a Genova, occupandomi già per la tesi di laurea di Oriente Crociato. Studiai in particolare un conflitto sviluppatosi alla metà del 200 proprio in Terra Santa tra genovesi, pisani e veneziani. Quindi la frequentazione con le fonti dell'Oriente Crociato ormai dura da circa una decina d'anni. Ebbene, in quel periodo lì io feci l'incontro con una fonte straordinaria che tra l'altro mi sono anche portato dietro, che racconta, come dire, quasi in presa diretta ciò che accadde in quel 1291. Sto parlando di Riccoldo da Montecroce, ovvero un domenicano di Santa Maria Novella, Firenze, che guarda caso proprio in quei mesi, i mesi finali dell'assedio, della battaglia e della caduta di Acri, quindi tra l'aprile e il maggio del 1291, si trovava a Baghdad. E riceve i rumors, diremmo oggi, di ciò che era appena accaduto. E io lessi questo piccolo libro proprio allora e rimasi folgorato da quello che Riccoldo scrive. Riccoldo è lì per studio, si trova lì per imparare l'arabo, probabilmente per tradurlo in latino, anche se non arriverà alla fine dell'impresa. Si trova lì anche per conoscere le altre confessioni cristiane, giacobiti, melchiti, nestoriani e via dicendo. E lui, avuta notizia della caduta, scrive cinque lettere di perdizione a Comis, in forma di lamentazioni bibliche, quindi non sono lettere reali, sono lettere fittizie, letterarie appunto, e si rivolge innanzitutto a Dio, questo è un volgarizzamento trecentesco, dicendo: ma Dio, da che parte stai se hai fatto cadere altri?
Dopodiché si rivolge anche ai propri confratelli, lui è un domenicano, e sa che ad Acri erano presenti dei domenicani. C'era un convento francescano, ma c'era anche un convento domenicano. E scrisse queste parole che io ho riportato nel volume, sono tra le prime che ho scritto, devo dire, nella fase di scrittura. La citazione è un po' lunga, ma merita. Quanto sia stato il mio dolore e la tristezza del mio cuore nella presa di Acri, chiunque di voi facilmente lo può capire da se stesso. Infatti, fino alle profonde parti d'Oriente, fino a Baldacco, ovvero a Baghdad, vennero non solo le notizie, ma anche le spoglie dei cristiani. Mentre libri e paramenti erano venduti, bambini e donne erano condotti intorno per la città pubblicamente, a ignominia dei cristiani, e per essere venduti al prezzo più caro. Monache e vergini dedite a Dio erano mandate in regalo a re e baroni saraceni, e io, dolente e triste, cercavo sollecito qualcuno dei miei fratelli per vedere se potevo riscattarne qualcuno o recar loro qualche servigio, e mi meravigliavo moltissimo poiché trovavo paramenti, tuniche, libri, breviari, ma non trovavo i fratelli. Ecco, rimasi veramente folgorato di come lui, delle parole palpitanti, no? Che lui rivolge ai propri confratelli, evidentemente sappiamo da altre fonti, uccisi e decapitati nel corso dell'assedio finale. E da lì partì un po' la ricerca di questo libro, allargai il campo verso appunto altre fonti, feci l'incontro con un altro testo che consiglio a tutti quanti di leggere, che è la cronaca del Templare di Tiro, ovvero la più dettagliata cronaca che possediamo su non solo sugli ultimi anni di vita dell'Oriente Crociato, ma anche su tutta l'area sudorientale del Mediterraneo, con sconfinamenti sino alla storia dei Mongoli, un testo tradotto in italiano pochi anni fa che consiglio veramente a tutti. E cominciai ad approfondire l'argomento, soprattutto questo Templare di Tiro, in realtà non un templare, ma un collaboratore della segreteria dell'ordine del Tempio, forse un piccolo membro della nobiltà oltremarina, è la base del volume intero, ovvero tutto il volume è basato fondamentalmente su ciò che il templare racconta. E anche il Templare di Tiro ha una forza enorme, tant'è che un'altra citazione che vorrei leggervi, ma poi la smetto qui, non vi tedio più, è quella che ho riportato poi a tergo del volume, perché anche il Templare è un testimone oculare. Lui era presente ad Acri, assiste alla caduta della città, assiste ai massacri e si rivolge al suo pubblico con queste parole: sappiate, bei signori, che nessuno potrebbe dire né raccontare il pianto e il dolore che vi fu quel giorno. Siamo il 18 maggio del 1291. E la pietà per i piccoli massacrati e sventrati dai cavalli che gli passavano sopra. Né c'è persona al mondo, pur con cuore duro, che non piangesse a vedere quella punizione. E perciò sono sicuro che tutti i cristiani piangevano quel giorno, vedendo ciò, poiché anche i saraceni, come si è saputo, avevano poi provato pietà e piangevano. Ecco, vedete, c'era un grande storico, qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, Mark Bloch, che diceva che lo storico è come l'orco della fiaba, ovvero si reca incontro, va alla ricerca della carne umana, va incontro alla carne umana. Che cosa significa? Significa che questi episodi, cioè raccontare una storia di questo genere, non significa semplicemente prendere delle fonti, collazionarle insieme, ma scendere nel vissuto quotidiano, nel sudore della carne, nel sangue di questi episodi. Era ovvio che non potessi fermarmi solamente a questo tipo di racconti. Lo stesso Templare cita alla fine
i saraceni, che per la quantità di sangue versato piangevano quel giorno. Ebbene, allora mi sono messo a cercare le fonti arabe e devo dire che mi si è aperto un mondo, mi si è aperto veramente un mondo. Fonti arabe poco conosciute, ho messo più tempo a cercare le fonti che a scrivere il libro, devo dire. Fortunatamente con queste fonti cominciano ad essere pubblicate al Cairo, a Beirut, in Francia, in Inghilterra, in Italia molto meno, ma sono fonti veramente straordinarie, le quali mi hanno aperto una prospettiva, come diceva Alessandro prima, veramente diversa su questi eventi. Sono fonti di origine mamelucca, qua ne trovate una, l'opera di Shafi Ben Ali, ovvero il cancelliere dell'ultimo sultano mamelucco, il quale racconta dal punto di vista saraceno, arabo, mamelucco, questi eventi. E è stato interessante cercare di capire qual era la prospettiva in cui sia i mamelucchi, sia i mongoli, che leggiamo attraverso alcune fonti persiane e armene, si approcciarono ad Acri. E da qui forse il vero connotato innovativo del mio volume. Ovvero, finora, come si è detto ben prima, queste vicende erano conosciute prevalentemente dalle fonti occidentali oppure da qualche fonte araba, ma molto tarda. Generalmente quattrocentesca, se andiamo a prendere il Ransime che Giuseppe ha citato prima. La mia ricostruzione si basa invece su fonti coeve. I Mamelucchi, come sapete, sono la nuova dinastia che si installa in Egitto nel 1250, è una dinastia di origine non araba ma turca, caucasica meglio, ovvero si tratta di una casta militare di ex schiavi che prendono il potere e creano quello che è un vero e proprio stato militare, potremmo dire, in Egitto. Ora si organizzano e organizzano anche una cancelleria, e i cancellieri mamelucchi ci hanno lasciato più di una cronaca. Un santuomo degli anni 70, Donald Little, ha avuto l'avventura di mettersi a collazionare alcuni di questi testi. Un altro santuomo, che è Francesco Gabrieli, che molti di voi conosceranno per il libro Storici Arabi delle Crociate, edito ormai parecchi anni fa, ha fatto il resto del lavoro. Io ho completato con quello che ancora non si trovava e ho messo insieme il quadro. E che cosa è uscito da questo quadro? Non voglio anticiparvi nulla, ma mi basta semplicemente commentare questa mappa, giusto per rimanere a livello più superficiale. Mi sono chiesto quale significato aveva quel territorio da una parte per i mamelucchi e dall'altra parte per i mongoli. Ebbene, sono giunto alla conclusione che dal punto di vista geopolitico quel territorio aveva un significato estremamente differente per gli uni e per gli altri. I mongoli arrivano in Siria nel 1260, ma qual è il loro reale obiettivo? Raggiungere il Mediterraneo? Bene, probabilmente no. Una fonte persiana suggerisce un percorso diverso. Giovanni, tradotto anche in italiano, tra l'altro. E questa fonte ci dice che molto probabilmente il loro obiettivo era raggiungere le ricchezze del Nilo. Ulagu, fondatore della dinastia Ilkhanide, cioè di quei mongoli che si installano in Persia, molto probabilmente ha come obiettivo quello di oltrepassare la Siria per raggiungere l'Egitto. Quindi la Siria in questo caso diventa una sorta di corridoio per le popolazioni mongole. Per l'Egitto, per i mamelucchi egiziani, che cosa rappresenta dunque la Siria? Ebbene, molto probabilmente gli stati crociati, che come vedete alla vigilia della caduta sono ridotti ormai a pochissima cosa, quasi nulla, una strettissima fascia costiera tra Acri, che si trova qui, e Tiro, Sidone, ma nulla di più. Il Principato di Antiochia è già caduto da tempo, nel 1268. Ebbene, per i mamelucchi, questi stati e soprattutto il territorio siriano non rappresenta altro che uno stato cuscinetto, cioè una sorta di barriera da contrapporre a queste discese dei mongoli che
la cui ripetezza, la cui brutalità giunge come notizia anche in Egitto. Qual è da quando sorge il problema? Il problema sorge quando alcuni dei capi crociati, a partire dal nord, quindi innanzitutto dal principato di Antiochia, ma anche dal regno armeno di Cilicia, che è sostanzialmente in questa zona qui, cominciano a stringere delle alleanze con i mongoli. Capite che per i mamelucchi sorge un vero problema. Un problema anche, guardate, di natura molto semplice, di approvvigionamento. Il retroterra siriano ha bisogno della costa per sostenersi a livello di vettovaglie, semplicemente. E da qui i mamelucchi cominciano a erodere una dopo l'altra tutte le città della costa siro-palestinese. È una storia molto complicata che avrà proprio il suo culmine nel 1291. Acri, che vediamo qui ricostruita splendidamente dal mio editore, dal Mulino, e Acri è l'ultima città che viene conquistata. Siamo riusciti a ricostruire molto, direi, in maniera molto attenta la doppia cinta muraria, le varie porte presso le quali erano collocate le principali guarnigioni di difesa, perché il libro è anche un libro di storia militare, in particolare l'ultimo capitolo dove troverete una descrizione accurata di quel che avviene durante l'assedio. Siamo riusciti a ricostruire anche i quartieri in cui erano stanziate molte comunità italiane, perché questo è esattamente un secondo connotato, forse credo, spero, innovativo del mio lavoro. Noi conosciamo questi dati da molte fonti. Intanto vi faccio vedere com'è Acri oggi, una splendida città che conserva ancora le mura, anche se risalgono all'età ottomana. Questa era la zona dove sorgeva il castelletto dei Templari, la zona fortificata. Chi arrivava dal mare vedeva un'immensa fortezza collocata in questa zona, la chiesa di Sant'Andrea, grosso modo, in cui si rivolgevano le prime preghiere prima di, insomma, per ringraziare del viaggio venuto bene. Qua c'era la doppia cerchia di mura, e qua si allargava il quartiere nuovo, quello di Momusa. Questa invece è l'area del porto interno, sulla quale davano il quartiere pisano e il quartiere veneziano. Il quartiere veneziano era collocato in questa zona qui. La torre delle mosche era collocata proprio nel mezzo della baia e fungeva fondamentalmente da dogana. Ma l'unica, come dicevo prima, il secondo connotato innovativo della ricerca è proprio il ruolo degli italiani. No, Giuseppe l'ha accennato prima parlando di questi crociati milanesi, bolognesi che si recarono proprio in corner, si può dire, a difendere l'Acri crociata. Ebbene, questo mi pare come elemento molto significativo. Per raccontarvi qualcosa vi faccio vedere questa miniatura, che è l'unica rappresentazione miniata di una certa importanza dell'assedio di Acri. Qui potete vedere nuovamente il porto, il sultano Al-Ashraf, figlio di Kalaun, che attende nella sua tenda gli eventi, i templari, gli ospitalieri che escono dalle porte cittadine per una battaglia campale, e nel porto troviamo diversi tipi di imbarcazioni, sono 26. Imbarcazioni adatte alla fuga, ovvero noi abbiamo delle descrizioni di come negli ultimi giorni precedenti la caduta definitiva del castelletto templare, 28 maggio, la gente cominciò a fuggire dalle navi, imbarcandosi alla belle meglio. Il patriarca addirittura pare sia caduto in acqua e annegato, insomma deve essere stata una situazione molto concitata. Ebbene, ciò che mi ha colpito di questa immagine è la rappresentazione prevalente di un certo tipo di naviglio. Voi sapete che nel Medioevo fondamentalmente c'erano due tipologie navali: le galee, che erano imbarcazioni lunghe sull'acqua, una quarantina di metri, molto basse e utilizzate prevalentemente per la guerra, imbarcazioni a remi, adatte al Mediterraneo, che è un mare
fatto di isole, di scogli, di anfratti, di secche, dove c'è bisogno dei remi per muoversi con una certa agilità. E poi le cosiddette naves, da cui deriva il nostro vocabolo, che sono le navi commerciali, che erano utilizzate raramente per la guerra, ma soprattutto per commercio, ed erano scortate genericamente da galee. Ebbene, la preponderanza di navi commerciali in questa miniatura, simbolicamente parlando ovviamente, è significativa. Perché? Perché il ruolo degli italiani fu fondamentalmente quello di svolgere operazioni commerciali in quella terra. E ciò spiega anche perché gli italiani non si impegnarono fino in fondo per la difesa di Acre. La superiorità delle truppe occidentali era fondamentalmente una superiorità navale, e questo i sultani mamelucchi lo sapevano bene, tant'è che a un certo punto, racconto nel volume, tentarono di costruire una piccola flotta e di assaltare Cipro, senza successo. Ma gli italiani, in particolare i genovesi e i veneziani, erano in tutt'altre faccende affaccendati. E allora ecco che torniamo alle fonti. Non voglio tediarvi di più, ma lasciatemi mostrare ancora due documenti. Buona parte del libro si è basata su alcuni documenti inediti. Documenti inediti in particolare genovesi, perché l'archivio di Stato di Genova conserva genericamente materiale più antico rispetto a quello di Venezia, ma per queste cose anche molto abbondante, e documenti straordinari. Questo è un elenco di beni immobili situati ad Acri, appartenenti al comune di Genova del 1248-49. Quindi da un'analisi di questo documento noi possiamo venire a conoscere, pensate, com'era conformato il quartiere genovese, addirittura quanto guadagnavano i forni del quartiere genovese, cioè qual era l'interesse della popolazione genovese per rimanere ad Acre. Vi è un inventario simile anche veneziano. Ora voi immaginatevi questa situazione. Pochi anni dopo la stesura di questo documento, nella guerra che ho citato all'inizio, i genovesi sono cacciati da Acre. Veneziani e pisani si coalizzano nella guerra di San Saba e cacciano via i genovesi, i quali si recano a Tiro, ma poi apriranno un nuovo asse commerciale col Mar Nero. Va da sé che il loro interesse per queste zone comincia a scemare. E ci avviciniamo allora all'anno della caduta e nuovi documenti saltano fuori. Vi è ancora qualche genovese, questo qua vedete è un lacerto di un cartolare notarile, in cui possiamo leggere che l'atto è erogato in Tripoli, de Siria, nella casa coabitat Benedictus Zaccarias. È un famoso commerciante genovese, il quale si trova a Tripoli nel 1289, poco dopo la città verrà smantellata dai mamelucchi. Anche lui abbandona queste zone. L'anno dopo questo documento veniamo a conoscere un altro fatto importante, e ora mi ricollego a quello che si diceva prima sui fratelli Vivaldi. L'anno dopo i genovesi stringono un patto scellerato, si può dire, niente meno che col sultano mamelucco. Siamo nel 1290, di questo patto c'è rimasta sia la versione araba sia la versione latina, e guarda caso tra le due versioni c'è una differenza importante. E qual è? Ebbene, nella versione araba c'è scritto testualmente che questo patto viene fatto in particolare per favorire il commercio di schiavi. Nella versione latina questo elemento è depennato. Allora noi capiamo qual era l'interesse genovese. Cioè, i genovesi fungevano da intermediari tra il Mar Nero, le steppe del Kipchak, del Caucaso e vi dicendo, e i mamelucchi, i quali avevano in continuazione bisogno di schiavi, essendo essi stessi una casta militare fondata da schiavi. Allora come possiamo stupirci se il trattato viene stipulato nel 1290 e l'anno dopo nessun genovese è presente alla difesa di Acre? Guardate, i veneziani fanno lo stesso, solamente che le fonti sono più rade
sul campo veneziano, viene trattato qualcosa di simile nel 1289. Il Papa deve pagare i veneziani affinché forniscano le galee per portare questi ultimi crociati in oltremare. Allora, che cosa voglio dire? Che il tutto si sarebbe potuto svolgere diversamente? Difficile fare la storia con i sé, no? Sicuramente uno degli aspetti nuovi, ecco, di cui tratta questo libro è l'aver posto in evidenza quale fu il ruolo di genovesi e veneziani, cioè delle più grandi potenze marittime del tempo, ma lo stesso discorso potrebbe essere fatto sulla corona aragonese, sul fatto che proprio in quel momento era nel suo vivo la guerra del Vespro, conoscendone i particolari. Quale fu il ruolo di questi soggetti nei fatti che portarono alla caduta di Acri? E adesso vediamo però i fratelli Vivaldi. I fratelli Vivaldi partono nel 1291, non a caso, appunto perché si rendono conto che la situazione comincia a farsi disperata. C'è una situazione di guerra, raggiungere le piste carovaniere, le vie della seta è difficile, ma al contempo a Genova ci sono partiti diversi. Un Benedetto Zaccaria si trova ancora in Terra Santa in questo periodo, altri genovesi invece hanno già preso strade lontane, strade diverse. Fatto sta che c'è bisogno di aggirare l'ostacolo, almeno fino a quando la situazione non tornerà nuovamente nella normalità. Ecco allora il loro circumnavigare l'Africa per raggiungere nuovamente le fonti della ricchezza orientale. Attenzione però, perché nel 1294 altri Vivaldi, sempre finanziati dagli stessi personaggi, si recheranno nuovamente in Siria. Quindi cosa vuol dire? Che a distanza di pochissimi anni la situazione ormai è cambiata e noi ritroviamo membri della stessa famiglia, sia di finanziatori, sia di armatori, sia di mercanti, di nuovo su quelle coste. Ecco, per concludere, prima di lasciare eventualmente il passo a qualche domanda, ma non solo a me, anche spero anche a loro, l'intero libro punta verso una comprensione maggiore di quali furono i soggetti in campo, partendo sia dal ruolo delle potenze occidentali, e non poteva essere altrimenti, quindi dal ruolo del papato innanzitutto, ma anche dal ruolo delle grandi corone, Inghilterra e Francia, e ovviamente dal ruolo di grandi potenze navali come Genova e Venezia, passando attraverso dal ruolo di grandi ordini come i Templari e gli Ospitalieri, in perenne lotta tra di loro, per arrivare sino al osservare tutta la questione dall'altro punto di vista, ovvero qual era l'interesse mamelucco per quelle terre, come raccontato dagli storici mamelucchi, soprattutto nei confronti della grande minaccia che i mamelucchi vivevano a quel tempo, che è la minaccia mongola, per la quale possediamo nuovamente delle fonti. Credo che l'interesse vero del libro sia proprio questo, aver cercato di coordinare tra loro, senza una semplice giusta posizione di fonti l'una dopo l'altra ovviamente, ma in maniera ponderata, una polifonia di voci differenti, le quali hanno concorso a disegnare questo quadro. Se il libro piacerà, sarò contento di aver svolto questo arduo compito che è costato una certa fatica. Grazie a tutti per l'attenzione. Non la tempo sina.